Chrono Odyssey, un progetto vecchio di più di 2 anni di cui tutti quanti stanno parlando urlando al miracolo. Io purtroppo non ci riesco e sono un pochino scettico. Prima di iniziare ragazzi, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, è gratis per voi ma è gratificante per noi, ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Se poi volete supportare il canale attivamente, qua sotto trovate gli abbonamenti grazie ai quali vedrete i nostri video prima degli altri e i super grazie. Cerchiamo di fare un attimino chiarezza. Che cosa è Chrono Odyssey? Chrono Odyssey è un titolo che effettivamente a prima vista spacca la mascella, niente da dire. È un MMORPG di stampo coreano che è in lavorazione da più di 2 anni, quindi se tutto va bene, hanno fatto le cose come si deve, se tutto andrà male sarà l'ennesimo New World. Ma noi confidiamo ovviamente che questi coreani in team cazzutissimi abbiano fatto il lavoro come si deve. Abbiamo un gioco al cui interno ci sono addirittura 18 specializzazioni, quindi 18 mestieri per il nostro personaggio. Abbiamo il PvP, abbiamo Realm vs Realm, fazione contro fazione, una colonna sonora epica. E caspita ragazzi, c'è anche il controllo del tempo e non è solo l'altalena tra giorno e notte, c'è proprio il controllo del tempo, passato, presente, futuro, e questa cosa è assolutamente folle in un MMO online. E dopo 2 anni che seguo l'evoluzione di questo titolo posso dire che c'è anche una puntina di Souls all'interno, e non mi venite a dire niente ragazzi, perché mi sembra che l'estetica del gioco sia abbastanza chiara e si vede, non è che bisogna stare a dire no, non c'è Souls o vuoi mettere Souls come prezzemolo. I Souls sono il prezzemolo, quindi ormai ce li troveremo ovunque. Pensate anche solo a God of War e il New Game Plus. Su, facciamoci pace con sta cosa. Diciamo che un titolo simile non solo assomiglia a un Souls, e ragazzi, ricordo a tutti che sto utilizzando la parola assomiglia, non sto dicendo che lo è, ma in mezzo c'è anche del Monster Hunter e dello Stark. Quindi abbiamo un MMO al sapore di tutto, con in più i mostroni. Ecco, diciamo che la mia paura in questo caso è che si voglia di tutto troppo. E mettere tutte queste cose all'interno di un gioco, con in più anche il controllo temporale, passato, presente, futuro, diciamo che potrebbe essere qualcosa che non solo stride, ma che fa un casino assurdo. Qui confido veramente tanto negli sviluppatori, che abbiano dato un ordine a tutto questo e che abbiano dato una logica, che non ci siano impennate di difficoltà assurde e che il gameplay sia bello, perché l'80% dei giochi di questo genere sono fatti dal gameplay, e se il gameplay toppa, purtroppo toppa tutto il gioco, nonostante magari ci siano cose fatte estremamente bene. E l'esempio più lampante che mi viene in mente è proprio New World. Amazon, un investimento pazzesco, un gioco che doveva essere pazzesco quanto l'investimento, e poi di fatto è stata una ciofeca, perché è nato rotto e ci sono stati 4 gatti che hanno sfruttato il fatto che il gioco fosse rotto per rovinarlo ulteriormente. Oltretutto un gioco che si sono anche pagati, quindi il masochismo era tangibile nell'aria. Che cosa ne penso veramente? Sto pensando veramente a tantissime cose contemporaneamente. La prima che mi viene in mente è che la gente dovrebbe smetterla di creare hype esagerati, urlare al miracolo, perché ci siamo dimenticati di 2 parole molto importanti. Una è iOS e l'altra è Android. Questo titolo è previsto anche per queste 2 piattaforme. E come è possibile che un gioco di queste dimensioni, con questa grafica pazzesca, funzioni in egual maniera su console, computer e anche smartphone? C'è qualquadra che non cosa. Oltretutto, mescolare così tanti generi, ragazzi, a me spaventa tantissimo, perché di fatto potremmo avere un Monster Hunter che non è un Monster Hunter, un Souls che non è un Souls, un Lost Ark che non è un Lost Ark e un MMO che di MMO ha veramente poco. Purtroppo tutte queste cose, tutte insieme, sono molto difficili da gestire. L'equilibrio tra queste cose è molto difficile. Ci hanno fatto vedere un tot di combattimenti, sono molto dinamici, quindi immaginatevi la precisione che dovrebbe avere un healer all'interno di un team. Una precisione quasi chirurgica. Quando ci troviamo davanti a boss giganteschi, questi si muovono con una velocità talmente alta che probabilmente l'healer, a meno che
non sia ovviamente l'healer professionista 1-1 del mondo, non è in grado di reagire in una maniera consona, cioè adeguata. Questo mi spaventa che il gioco sia troppo per il giocatore, che non siamo, tra virgolette, ovviamente, questo qua è un discorso molto più ampio, non siamo pronti per un gioco di questo tipo, nonostante il gioco in verità sia vecchio, ragazzi, però è un gioco particolare, è un qualcosa che non abbiamo mai visto di fatto, è un qualcosa che mette insieme diversi generi e soprattutto mira a mettere insieme diverse tipologie di giocatori, perché questo è uno di quei titoli che potrebbe racchiudere tutto in un posto solo e mettere insieme tutti i giocatori, un po' come ha fatto, e passatemela questa, Elden Ring, che è entrato praticamente in ogni casa. Potremmo trovarci davanti a un disastro preannunciato, ricordiamoci tre nomi in particolare, iOS, Android e New World, ragazzi. Prima di metter mano al portafoglio, prima di gridare al miracolo, prima di far schizzare l'hype alle stelle, cerchiamo di ragionare. Siamo rimasti fregati negli anni, negli ultimi anni, più e più volte, per poi lamentarci dopo. Possiamo per una volta provare a ragionare prima piuttosto che lamentarci dopo? Questo è un consiglio che vi lascio così, nell'aereo. Io come sempre vi ringrazio per la vostra visualizzazione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, gratis per voi ma gratificante per noi, ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Se poi volete supportare il canale attivamente, qua sotto trovate gli abbonamenti e i super grazie. E ora è il momento della richiesta inaspettata, ragazzi, seguiteci anche su Instagram, perché sì, abbiamo Instagram, facciamo cose anche lì piccole, niente cose pazzesche, niente cose assurde, però sono carine. Quindi se ci seguite ci fa piacere. Ciao a tutti.